Il Chieti, il match clou della 28esima giornata che grazie ad una magia di Vitone allo scadere del primo tempo sbanca il Polisportivo candidandosi seriamente per la vittoria finale. Partita ad altri tempi e grande pubblico sugli spalti, circa 3.000 i presenti, con grande seguito da Chieti a sostenere i neroverdi di Vivarini. Al via Civitanovese largamente rimaneggiata dopo le pesanti decisioni arbitrali poste Boiano e con Luca Diamanti e Pennacchietti non disponibili per infortunio. Iaconi che nonostante tutto però insiste con il 4-3-3 anche nella gara odierna. Sull'altro versante il Chieti invece si presenta al Polisportivo al grande completo ad eccezione del bomber rosa con un passato alla Recanatese out per infortunio e schierato in campo da Vivarini con il classico 4-4-2. La cronaca della gara. Avvio subito deciso degli ospiti che all'ottavo si rendono pericolosi con un cross dalla destra di Savi al centro, colpo di testa del ben piazzato Sabatini che però sfiora la traversa da buona posizione gettando al vento una facile occasione. Al diciottesimo ancora Chieti pericoloso e ancora una volta Sabatini a rendersi vivace con una conclusione ravvicinata che terminava però sull'esterno della rete a seguito di una bella insistita azione personale. Al ventunesimo si fa viva la Civitanovese, finalmente conclusione dai 20 metri di Argiolas, palla che termina di poco a lato. Al 45esimo, quando il pareggio sembra scontato, arriva il gol di Vitone a rompere l'incantesimo, calcio di punizione dal limite dell'area e palla in fondo al sacco per il vantaggio teatino. Nella ripresa la Civitanovese, spinta dal suo grande pubblico sugli spalti, parte subito all'attacco. Al settimo è fuori di poco la conclusione di Petruzzelli dal limite con la palla che sibila accanto al palo sinistro di Ragni. Al ventitreesimo si complicano le cose per la Civitanovese, costretta a rimanere in 10 per l'affrettata espulsione quanto inspiegabile di Leopardi, reo secondo il direttore di gara di aver commesso un brutto fallo su Savi, l'ennesima quanto vergognosa decisione arbitrale che sta penalizzando il campionato della Civitanovese. Termina con il Chieti che espugna senza patene d'animo il Polisportivo raccogliendo i meritati applausi sotto il settore dei propri, occupato dai propri sostenitori. Partita anche oggi a nostro avviso danneggiata da un arbitraggio che la dice lunga su questo campionato della Civitanovese. Se io parlo di questo poi posso creare degli alibi anche ai miei giocatori, quindi l'arbitro fa parte del gioco, segnaline pure, quindi li prendiamo per quello che riescono a fare sul campo. Di certo, parlando anche con Leopardi che ha fatto quel fallo, dice che non l'ha spinto, non l'ha toccato, ha fatto la finta. L'espulsione, chiaramente l'arbitro ha detto a Leopardi che è saltato per dargli un pugno. Le immagini dicono che è il contrario, forse voleva difendere la palla ma non... anche perché Leo era già stato squalificato altre volte, quindi ci teneva a finire la partita, a giocare e a giocare le prossime. Diciamo che, come tutti avete visto, devo fare un elogio ai ragazzi, perché eravamo decimati, il Chieti ha un'ottima squadra, ha fatto quel gol su punizione e da lì ha vinto la partita. Un episodio poteva aiutare o condannare una delle due squadre. Sai, siamo stati un pochettino avvantaggiati sicuramente dalle assenze della Civitanovese, perché chiaramente Foco Putu e Bonaventura sono giocatori importanti per questa squadra. Noi da parte nostra abbiamo fatto una tappa importante del cammino di questa squadra, e era una squadra che non perdeva da tanto, quindi siamo stati, diciamo, bravi, concentrati, attenti a cercare di sfruttare quel minimo di possibilità che potevamo avere, tanto è stato. Una partita equilibrata, una partita con due squadre che effettivamente volevano fare risultato. In queste partite qui sono gli episodi che fanno un pochettino la differenza. Quando ci sono di fronte due squadre di qualità è chiaro che un episodio negativo a noi poteva costare la partita. Infatti io avevo chiesto grandissima attenzione proprio su questi episodi, sia il rapporto con l'avversario, con l'arbitro, perché non dovevamo assolutamente concedere niente. E poi l'arbitro chiaramente fa quello che vede, quindi in questo caso qua è andata bene a noi.